bentornati a tutti sul canale e scusate la voce, ma sono raffreddata da domenica. E siamo stati a Romix a Roma, era una bellissima giornata di sole, ma io non lo so, poi dopo alla fine, a fine giornata, ero praticamente così, raffreddatissima. Quindi è da domenica che sto in queste condizioni pessime. E scusate anche per la luce, ma oggi è molto coperto, penso che pioverà sicuramente. E volevo farvi vedere il mio secondo, anzi, non è il mio secondo ordine, questa è la mia seconda campagna in Avon. Volevo farvi vedere che questo che è arrivato praticamente ieri pomeriggio, adesso forse riesco a sistemare tutto, e praticamente è l'ordine della campagna numero 3. Ci sono un sacco di cose. Mi sono arrivate tutte, mi sono arrivate anche le due cose che mancavano la scorsa volta. E vabbè, vi faccio vedere velocemente tutti i prodotti. Per prima cosa vi faccio vedere il cartaceo. Vi faccio vedere che ho ordinato 6 cataloghi della campagna 5, che sono, queste copertine sono bellissime. E anche quello che c'è dentro vi assicuro che è molto molto carino. Poi mi sono arrivati altri due cataloghi, due, sì, ah no, ah sì, due cataloghi della campagna 4, che sono questi, perché facevano parte di un set che ho preso, non mi ricordo, per le presentatrici a 3,95 euro, mi sembra, quindi c'erano due cataloghi, alcuni campioncini di rossetto profumo e creme. Poi mi hanno mandato loro un catalogo della campagna 5. Chiaramente questo che c'era anche l'altra volta nelle offerte, quelle scontate. Poi diciamo per le presentatrici c'è il tutto per te, questo che praticamente spiega insomma quello che si può prendere da neonominata in terza e quarta campagna. Poi c'era un catalogo casa che io avevo già, adesso ne ho due. E le offerte sempre per le presentatrici di campagna 5, i misuranelli, questo qua, ovviamente la fattura. Ho già pagato questa mattina, onde evitare di dimenticarmi. Praticamente mi sta andando via la voce. Bene, ordino sempre un blocchetto ordini perché li utilizzo e vi faccio vedere le due cose che non sono arrivate la volta scorsa. Una era la trousse, questa con la lettera A, e questo invece è il braccialetto, questo è mio, ve lo faccio vedere, 4,90 euro se non sbaglio, con la mia iniziale. Allora, poi iniziamo il giro. C'era un'offerta con i pennelli. Praticamente acquistando un pennello potevi avere un secondo pennello a 2,95 euro. Quindi una cliente mi ha preso questo, il Kabuki. Non necessitava di un altro pennello, così abbiamo fatto a metà e io mi sono presa questo da Contouring che mi mancava, che di qua è fatto così e qui è fatto così. Poi, sempre per la serie pennelli, ho un altro Kabuki e ce n'era un altro. È un pennello viso, questo qua. Poi abbiamo sempre per la serie make-up due rossetti MAC, cioccolatte e rose kisses, questi qua, fatti così. Mascara Spectra Lash, se non ricordo male, sì, questo qui, nero, della MAC. Poi ho la CC Cream. Poi, sempre della linea MAC, c'è il blush in Matted Mauve.
e due correttori dark. Sempre MAC. Poi abbiamo dei matitoni della MAC, quelli ombretto, ne ho uno e ne ho anche un altro, eccolo qua, smoke out, quindi quel grigio. Poi ho matita per sopracciglia, questa blonde, e queste che invece sono le glimmer stick, i liner in verde, nero e marrone, queste qua, sempre per la linea make due nuovi mascara Ultra Volume che sono fantastici. Poi abbiamo il Kajal marrone color trend. Poi abbiamo le perle, queste sono le mie, ve le faccio vedere, le perle correttive. Non le ho mai prese, però mi incuriosiva provarle. Sono queste tutte colorate. Dovrebbero andare a eliminare un po' di scromie varie. Poi vi dirò se funzionano. Poi ho un fondotinta, quello cremoso in polvere 3 in 1. Le perle di terra abbronzanti. Un fondotinta Calming Effect e un altro fondotinta però della Extra Lasting, questo qua. Poi qua dietro abbiamo un altro, che cos'è questo? Un eyeliner della MAC nero. Se non sbaglio, dovrebbe tutto, la linea make-up dovrebbe essere finita. Vi faccio vedere questo che ho preso io, che quell'attrezzetto sembra il plettro di una chitarra per andare a fare la linea dell'eyeliner. Lo proverò e poi vi dirò se funziona. Io sono impeditissima. Poi mi hanno ordinato le scarpe glitter, questa è rosa, un orologio che qui non si vede ma è rosa, che era nelle offerte centrali, due orologi sempre per le offerte, quelli glow in the dark, quelli tipo di gomma, 3,50 euro l'uno, questo attrezzino per l'epilazione con la molla. Poi ho diversi deodoranti, quelli con la fragranza. Questo è il Black Suede, il Pur Blanca, un altro Black Suede, un Faraway. E poi abbiamo il set Pur Blanca, che era profumo e crema corpo a 10,95, se non ricordo male. Poi c'era il set, questo era della campagna precedente e era doccia schiuma crema e acqua profumata al mirtillo e cannella. Poi mi hanno ordinato due, diciamo, acque fiori di ciliegio. E due, quelli, i rinfrescanti per capelli, sempre fiori di ciliegio. Abbiamo, nel set di prima dimenticavo, c'era anche questo, era tre pezzi.
Blanca. Poi ho questa acqua profumata vaniglia e mora. Sieri per capelli all'olio di argan, che sono fantastici, come il mio. La crema strappo per i punti neri, questa che io ve la straconsiglio, burro di karité per talloni, mani, cioè fantastica, cioè sui talloni è magica, basta, ve lo dico. Poi ho bagno, anzi doccia schiuma da uomo della Avon Sensis, Amazon Jungle 2, più questo che è il Power Fresh. Poi ho il set, questo in edizione speciale, questo qua, dell'Avon Care, in tre pezzi, burro di cacao, crema mani, crema corpo. Poi ho due di questi sciogli nodi per i bimbi al mango. Un full speed da uomo. Le strisce depilatorie, queste erano per le offerte delle presentatrici, quelle viso. E poi spray alla lavanda per i piedi. Questa crema ai fiori di ciliegio l'ho presa io, insieme a questo, sempre sulle offerte per le presentatrici, e insieme anche a questo. Scorta. Mi sono presa anche il Pur Blanca, che a me piace molto, questo. E poi diciamo per me, ho preso il portacampioncini di Rossetti, ma penso che dovrò prenderne un altro, perché adesso ne ho veramente tanti. Infatti è piccolino. Ne prenderò sicuramente un altro col prossimo ordine. Ho preso con quell'offerta che dicevo prima i campioncini di Rossetto, erano lì insieme a questi campioncini di creme menu, e c'era qualche campioncino di Rossetto, ma io ho già preso gli Epic della Marc la scorsa campagna e questi qua nuovi, i Perfectly Matte, che usciranno in campagna 4, e ne ho presi un bel po', ma veramente tanti, eh? Ma proprio una ventina, quindi forse quasi tutti i colori. Ho preso poi i campioncini del profumo nuovo che uscirà in campagna 4, il Victory. Insomma, devo sistemare un po' il tutto perché sono veramente tante cose e volevo farle provare un po' in giro. E niente, scusate per la voce, per la faccia, che è proprio pessima stamattina. E se vi incuriosisce qualcosa, lasciatemi un messaggio e la prossima volta voglio farvi vedere come sto organizzando un po' tutto il materiale. Perché ieri sera in un gruppo Facebook ho scoperto l'esistenza di una pagina, cioè ho scoperto l'esistenza, stavo cercando qualcosa per inserire queste, perché prima le davano, regalavano questo porta campioncini. Adesso non c'è più, non lo puoi neanche ordinare. Dico, ma dove li metto? Cioè, se io li voglio portare in giro, dove me li metto? Dico, vabbè. E praticamente su eBay, direttamente dall'Inghilterra, mi arriverà una cosettina così che si apre e dentro ci vanno 15 campioncini di profumo. Adesso ne ho presa una, la voglio vedere, poi sicuramente ne prenderò un'altra perché, benché una per tipo, così uno si rende conto che profumo è. E niente, quindi prossimo video probabilmente, se mi arriva in tempo, vi faccio vedere come sto organizzando il tutto. E niente, volevo anche farvi un video su Romix, giusto proprio due cosettine, se riesco a montare i vari video che ho fatto, perché di fare un vlog non era nelle mie corde. E quindi niente, vi farò vedere qualcosa comunque. Un bacio, buona giornata. Ciao!